thank yeah. you Marco e oggi vi farò questa presentazione sul degoogling di Android, quindi come liberare il proprio dispositivo Android dalle grinfie di Google. Quindi il degoogling, che tradotto letteralmente in italiano significa sgooglamento, è una pratica che consiste nell'eradicare Google e tutti i suoi servizi dalla propria vita, oppure più specificamente um, rimuovere le applicazioni e le dipendenze di Google dal proprio telefono, dal proprio dispositivo Android. Google ha il monopolio quasi completo di molti settori come motori di ricerca, piattaforme pubblicitarie, piattaforme video, sistemi operativi mobili, eccetera. Ed è molto nota per violare la privacy dei propri utenti o anche solo di persone che vanno su un sito web che contiene un loro tracker. Per esempio, sono colpevoli di tracciare e conservare la, la tua posizione senza che tu lo sappia per poi segnalarti alla polizia um, perché sei passato vicino ad una scena del crimine, possono guardare le foto di tuo figlio e segnalarti erroneamente alla polizia per pedofilia, possono leggere i tuoi file di Google Drive e ritenerli inappropriati, per cui bloccarli, e sentire ciò che dici in qualunque momento tramite i microfoni del tuo telefono e molto altro ancora. In particolare sulla stragrande maggioranza dei dispositivi Android, che ci sono in commercio, ci sono queste dipendenze proprietarie dette Google Play Services che servono a fornire specifiche funzionalità uh, per integrarsi con vari servizi di Google. Uh, il problema è che questi Google Play Services sono appunto proprietari e girano a, a livello di sistema con privilegi elevati, um, quindi possono accedere a tutti i dati del telefono, possono accedere a vari sensori come microfoni, fotocamere, GPS, bypassando qualunque indicatore di privacy, uh, possono anche importi delle restrizioni su cosa puoi installare, cosa puoi avviare, per esempio sono recenti casi di uh, KDE Connect che se lo installavi da F-Droid, per esempio, da una fonte terza, ti veniva bloccato per, perché secondo Play Protect era malware oppure per come hanno fatto dei cambiamenti alla, alla loro API di recente, per cui adesso certe app non possono essere installate se non dal Play Store. Um, per effettuare il degoogling ci sono generalmente due metodi, uh, o si rimuovono manualmente le dipendenze dal proprio telefono tramite ADB o root, uh, oppure cambiare completamente il sistema operativo sul proprio telefono, che sia un'altra diciamo distribuzione di android oppure un sistema operativo completamente diverso. E, ovviamente parte del de googling richiede anche il dover ridurre l'utilizzo di software e di servizi di google in generale anche ad altri dispositivi. Um, per rimuovere il software di google manualmente si fa tramite uno strumento da riga di comando che si chiama android debug bridge adb um, abilitando poi il debug usb dalle opzioni sviluppatore. In molti casi potrebbe anche essere necessario sbloccare i permessi di lutto, cosa che è spesso non consigliata per motivi di sicurezza oppure che è resa direttamente impossibile dal produttore del proprio telefono. E bisogna rimuovere correttamente i componenti giusti, altrimenti potreste anche rimuovere cose di sistema che potrebbero danneggiare il sistema. Um, e comunque sia rimuovendo questi servizi Google, certe app che lo richiedono non funzioneranno a meno che non si installi un sostituto e di questi sostituti ne parleremo a breve. Um, su, molti, su molti telefoni è possibile cambiare sistema operativo di fabbrica con un'altra distribuzione di Android, solitamente detta ROM, um, che non include i servizi Google o che li rimpiazza con un equivalente. Per fare questo è necessario abilitare lo sblocco OEM nelle opzioni sviluppatore de del telefono, riavviare nell'interfaccia del bootloader e scrivere alcuni, eh, alcuni file di immagine eh, in specifiche porzioni di memoria. Solitamente queste operazioni sono eh, automatizzate tramite degli script che ti vengono forniti da chi produce la distribuzione. Esistono anche alcune aziende, eh, come ad esempio Yode o Murena, o diversi rivenditori specializzati che. Uh, offrono telefoni con una ROM già installata, senza i servizi Google. Poi per i più avventurati esistono anche diverse distribuzioni Linux per alcuni modelli di telefoni, come ad esempio Ubuntu Touch, Arch Linux ARM e Market OS, solo che sono software molto sperimentali e che quindi non hanno uh, tutte le applicazioni che un, un tipico utente Android o iOS si aspetterebbe. Tra l'altro nella stanza di là dell'installation party ho messo anche in piedi un telefono con Ubuntu Touch. Um, quindi Android alla base è software libero perché c'è il Android Open Source Project AOSP che è al cuore di tutte, di tutte le versioni di Android in esistenza, sia di fabbrica che modificate. E con il tempo, Google ha spostato molte delle funzionalità ehm, che c'erano normalmente in AOSP in delle sue versioni proprietarie, per esempio l'applicazione telefono o l'applicazione messaggi, che ad adesso sono, non sono più mantenute da Google perché mantiene la sua versione proprietaria Google Telefono e Google Messaggi. Ehm, poi, Google è anche il maggior contributore di codice AOSP, essendo essenzialmente il re del progetto, quindi hanno molto potere decisionale. Adesso vedremo alcune di queste distribuzioni prive di servizi Google. Uh, LineageOS, è nata dalle ceneri di Cyanogen, della Cyanogen Mod, uh, supporta una vastissima gamma di telefoni e tablet di tantissimi produttori da, mh, anche molto datati. Uh, aggiunge molte opzioni di personalizzazione e di sicurezza in più rispetto ad Android Stock. E, mh, e può essere installato con o senza i servizi Google, oppure con un sostituto libero e minimale che si chiama MicroG, che appunto serve a far funzionare le applicazioni che richiedono per forza i servizi Google. Um, poi esiste un fork, cioè quindi una versione modificata di LineageOS che si chiama LineageOS for MicroG che include uh, MicroG appunto già installato, assieme anche ad F-Droid, e di F-Droid ne parleremo a breve. Grafino S è la distribuzione più sicura e privata in assoluto. È consigliata addirittura da Edward Snowden. Rende AOSP più hardened, cioè più indurito nel senso in termini di sicurezza, con una sandbox delle app migliorata, uh, patch di, molte più patch di sicurezza uh, ricevute appena escono, uh, mitigazioni di vari exploit. Nessuna connessione ai server di Google out of the box, cioè appena installato, appena avviato, non c'è nessuna connessione a Google. Um, un browser più sicuro di un'implementazione opzionale dei uh, servizi Google ufficiali ma senza privilegi elevati, detta GMS Compact. Uh, questa distribuzione può essere installata soltanto sui dispositivi Google Pixel più recenti per, per gli alti standard di sicurezza hardware e firmware che hanno. Poi, Calix OS eh, migliora la sicurezza e prende alcune delle personalizzazioni della linea ed offre applicazioni per la privacy già installate, come Orbot, il Tor Browser, Datura Firewall, K9 Mail, eccetera. Um, include opzionalmente anche MicroG, F-Droid e il loro Calix VPN, un servizio VPN gratuito fornito dal Calix Institute che lavora a, a questa distribuzione. Supporta soltanto alcuni dispositivi di Google. Fairphone e Motorola perché sono gli unici che permettono di sfruttare il verified boot, l'avvio verificato, per cui um, è una funzionalità del firmware di molti telefoni che permette di um, verificare che il sistema operativo non sia stato manomesso, molto simile al secure boot sui PC. Uh, Divesto S è una distribuzione basata su Lineage OS. Che punta a migliorare la sicurezza sui dispositivi più vecchi, rimuove tantissimi blob proprietari, quindi rimuove uh, driver uh, proprietari dal kernel. E supporta MicroG e include varie app uh, per la privacy e la sicurezza già installate, come ad esempio alcune fatte da loro, tipo Hypatia, che è uno scanner per malware, e Extirpater, che serve a cancellare lo spazio libero a basso livello. Uh, DiversoS supporta molti telefoni di diversi, di diversi brand, ma decisamente meno rispetto a S. Per preservare al meglio la propria privacy e la propria libertà, è importante fare uso di quanto più software libero e open source possibile. E questo è possibile grazie alla natura aperta di Android. Specialmente in assenza del Google Play Store e dei servizi Google, esiste un, intera, un intero ecosistema di applicazioni libere eh, per Android, pensate per sostituire molte delle applicazioni proprietarie che normalmente le persone usano, anche non di Google. Questo include anche alcuni store alternativi. FDroid è uno store alternativo eh, che comprende soltanto applicazioni libere ed open source per Android. Eh, le app sono suddivise in diverse categorie, connettività, giochi, multimedia, personalizzazione, eccetera, e si possono aggiungere altri repository, eh, quindi altri, diciamo, altri server dai quali prendere altre applicazioni eh, per poter espandere il catalogo. Eh, F-Droid ti espone ad un grande sistema di applicazioni libere open source ed è molto utile per abituarsi uh, a queste app anche quando il proprio telefono non è sgooglato, visto che può essere tranquillamente scaricato da f-droid.org, quindi si installa tramite l'appicap. Uh, Aurora Store, um, quindi essenzialmente tutte le applicazioni che richiedono i servizi Google funzioneranno se si utilizza appunto un sostituto. Uh, ma in assenza in caso non ci sia il Play Store, possiamo utilizzare Aurora Store uh, per poter accedere al catalogo di app e giochi del Play Store per poter quindi installare e uh, aggiornare uh, tu tutte le applicazioni del Play Store uh, Senza dover usare l'applicazione ufficiale di Google, senza dover accedere per forza, uh, visto che hanno una funzionalità di accesso anonimo, um, per cui per cui eh, esiste anche una, un modo per poter accedere a Google eh, dall'Aurora Store nel caso l'accesso anonimo dia problemi. Eh, solo che non è molto consigliato perché può essere che Google poi vi, se ne accorge e vi banna. Ho sentito dire che è stato cose del genere. Quindi. Um, Google è il monopolio, come, come detto all'inizio, di diversi ambiti. Eh, gran parte delle persone utilizzano i loro servizi e le loro applicazioni. Uh, anche per operazioni molto semplici come scrivere documenti di testo, fare videochiamate e guarda caso sono uh, indagati attualmente dall'antitrust um, dall americana per questo motivo. Uh, fortunatamente esistono molte alternative più o meno libere e, rispetto, e rispettose della privacy per una gran parte dei loro prodotti che sono disponibili per dispositivi mobili, web e computer. Per esempio, fra i motori di ricerca alternativi più rinomati abbiamo DuckDuckGo e Quant, che si basano sui risultati di ricerca di Bing, ed anche delle soluzioni self-hosted come eh, SearchNG e Forget, per cui sono dei meta motori di ricerca, visto che eh, non sono proprio loro i motori di ricerca che indicizzano eh, le pagine web, ma prendono da diversi siti, da diversi motori di ricerca tutti assieme e sono, eh, sono configurabili. Poi uh, Chrome e la versione open source Chromium presentano un grande monopolio nell'ambito dei browser e, della, um, e del, um, degli engine dei browser, visto che è alla Chromium è alla base di moltissimi altri browser come Edge, Opera, Brave uh, e diversi altri. Um, L'unica altra diciamo, base diversa, rilevante, anche se in costante caduta di mercato, è Mozilla Firefox, che è comunque un, un browser ottimo, che è veloce funziona perfettamente uh, e che non subisce cambiamenti gravi come la deprecazione di Manifest V2 che sta facendo Google ultimamente, per cui uh, con, con il Manifest V3 le, le estensioni per bloccare gli annunci e i tracker saranno molto limitate, anzi già è cominciata questa transizione. Poi esistono anche fo fork specifici di Firefox, come ad esempio LibreWolf, che eh, migliora molto la privacy e la sicurezza, eh, e preinstalla anche una, un blocco annunci e un blocco tracker. E, mm, poi un'opzione un, un equivalente per Android è Ice Raven, che è essenzialmente una versione modificata di Firefox per Android che a differenza di Google per Android, supporta le estensioni. Poi se proprio uno ha bisogno di un, di un browser basato su Chromium, per motivi tecnici, eh, esiste comunque un Google Chromium che prende la base di Chromium e rimuove tutto ciò che rimane di Google, quel, quel poco che rimane. Poi, eh, come sistema operativo per PC molto scarsi o vecchi che servono soltanto a fare ehm, a, 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 azioni di base, come navigare eh, e scrivere documenti, abbiamo Gallium OS che eh, è pensato apposta per i Chromebook, eh, integrando driver e un'interfaccia molto leggera per que questi dispositivi. Poi abbiamo anche Tails, che è un sistema operativo che si usa da chiavetta USB per poter navigare anonimamente su, sul dark web o su internet in generale uh, oppure ci sono anche tantissime altre distribuzioni Linux leggere um, per, per poter girare su hardware molto scarsi poi per la posta elettronica esistono diversi provider noti per il fatto che non vendono i tuoi dati alle terze parti come ad esempio ProtonMail e Tuta ed in particolare anche organizz organizzazioni indipendenti come Disroot che um, offrono diversi altri servizi liberi e open source Um, poi come client di posta abbiamo per esempio Thunderbird, um, che è un progetto sempre di Mozilla, che ultimamente ha ricevuto molto funding e molti miglioramenti, e K9 Mail su Android, per cui K9 Mail diventerà poi in futuro la versione ufficiale di Thunderbird per Android. Um, Maps è uno dei prodotti Google più indispensabili per moltissime persone il progetto OpenStreetMap offre delle mappe gestite dalla comunità che chiunque può migliorare gli può aggiungere luoghi e correggere errori e anche se non è al 100% al pari con Google Maps consiglio comunque vivamente di utilizzarla, di provarla per Android esiste l'applicazione Organic Maps che ti permette di scaricare le mappe offline e di vedere anche percorsi per le escursioni percorsi delle metropolitane e ottenere indicazioni. Poi drive, docs e foto sono abbastanza collegati fra di loro, ehm, diciamo come soluzione cloud con file, foto, contatti, calendario eccetera che si possono sincronizzare anche con il telefono abbiamo Nextcloud che è un cloud self-hostabile che quindi si può installare sul proprio server o che è offerto da altre organizzazioni Completo e che si può estendere con centinaia di applicazioni per uh, estenderne la funzionalità uh, ed è utilizzabile dal browser e dal telefono. Uh, poi, per la scrittura di documenti online, abbiamo Collabora che è compatibile con il formato ODT, quindi i formati aperti di LibreOffice, um, che si può anche integrare in Nextcloud. Um, poi, per una galleria di foto e video con caricamento automatico, abbiamo Photoprism e Immic che uh, si possono sono appunto self-stabili e um, hanno interfacce web e app mobile molto mature. Poi, per guardare i video su YouTube, possiamo utilizzare applicazioni come Tubular, LibreTube e FreeTube che ci permettono appunto di guardare video su YouTube senza utilizzare il sito ufficiale. Senza dover accedere e ci danno anche delle funzionalità che YouTube non ha o che offre a pagamento, come ad esempio il download del video o dell'audio oppure la modalità picture in picture e l'ascolting background sul mobile. Um, quindi per il fatto che non si accede al proprio account Google, uh, non si, possiamo comunque iscriverci localmente ai nostri canali preferiti e possiamo importare le iscrizioni dal nostro account Google. Um, L'equivalente dal browser di queste applicazioni sono Invidious e Piped, che essenzialmente fanno come dei siti proxy che, dai, dai quali tu guardi YouTube tramite loro. E sono self stabili e sono disponibili su molti server pubblici, Qu per cui tramite loro Google non saprà nemmeno il vostro indirizzo IP. Poi come piattaforme alternative vere e proprie abbiamo PeerTube che anche se è self stabile però è anche federato, cioè um, che vuol dire che può comunicare con altri server che, che parlano lo stesso protocollo, ActivityPub cioè per dire lo stesso di Mastodon, e, ed anche Odyssey che uh, utilizza invece un protocollo basato su blockchain tutto suo che si chiama library. Poi ci sono anche diversi strumenti utili per la privacy e la sicurezza anche al di fuori dell'ambito di, di Google. Um, per esempio Ublock Origin è l'estensione uh, per browser, per blocco annunci e tracker migliore in assoluto e, e può essere personalizzata con dei, con dei filtri scritti a mano oppure dei filtri aggiornati automaticamente uh, da, da fonti esterne. Uh, LibreDirect che è un'altra estensione per browser che serve a, uh, a reindirizzare automaticamente siti come YouTube, Reddit ed anche altri ai uh, loro diciamo, front-end privati. Quindi per esempio quando apri un link di YouTube uh, quello te lo reindirizza automaticamente a, ad Invidius se l'ha impostato così. Um, poi Tracker Control è un firewall per Android che blocca tracker e domini malevoli da, da tutte le applicazioni che ci passano attraverso. Uh, e si, si interfaccia come VPN locale nel dispositivo. Poi Fossify è una raccolta di applicazioni basilari, quali calcolatrice, telefono, contatti, galleria, eccetera, per Android. E sono completamente libere, libere, senza annunci pubblicitari e sono, personalizzabili, sono molto personalizzabili. Poi ImagePipe serve a rimuovere i metadati dalle fotografie, come per esempio la data di scatto, eh, il modello del telefono, la, la locazione di dove è stata scattata la foto. Eh, perché per esempio molti social come Instagram ehm, prendono questi metadati per creare un profilo di, di dove vai con chi ti vedi. Eh, poi Synting è un software che sincronizza file e cartelle fra computer e dispositivi mobili. Quando sono connessi alla stessa rete locale in automatico, uh, KDE Connect ti permette di avere quella integrazione che hanno per esempio i dispositivi Apple uh, ed anche di più uh, se si utilizza Android e Linux o anche Windows, uh, per cui si può inviare un, un file da un dispositivo all'altro, si può controllare il mouse del computer, si può controllare la presentazione dal telefono, uh, la, la riproduzione multimediale, eccetera. Uh, poi LocalSend che eh, è un'app per, con, per condividere file uh, e testo con i tuoi amici tramite la rete locale anche sul computer Open Keychain serve a um, tenere le chiavi PGP che sono, spesso, sono delle chiavi criptografiche usate spesso per le email per cifrare e firmare le email uh, per poterle utilizzare sul telefono per poterle aprire alle applicazioni che ne hanno bisogno FF Updater permette di ottenere browser e altri strumenti per la privacy per Android di tenerli costantemente aggiornati. Um, quindi esiste un ecosistema di software libero per Android vastissimo, questa è soltanto una piccola parte. Um, molti di queste applicazioni sono disponibili su FDroid e anche sul Play Store. Poi qui trovate diversi link utili come una lista di. Diverse malefatte di Google che, che ha fatto in passato e che continua a fare anche al di fuori del discorso della privacy, uh, poi una tabella per comparare diverse distribuzioni di Android, uh, incluse tutte quelle che ho nominato prima, uh, i siti web ufficiali di tutte le distribuzioni che vi ho mostrato. Il sito di F Droid, dal quale si può scaricare, ripeto, la PK su qualunque telefono Android e anche una, un catalogo di diversi prodotti eh, più o meno liberi che eh, servono a sostituire quelli di Google. Eh, renderò questa presentazione disponibile sul mio sito in modo che potrete scaricarvela, eh, rileggervela e vedere tutti i link e tutte le informazioni. Poi ho anche creato due video tutorial su come installare Grafino S su, su un dispositivo Google Pixel. Li potete trovare uh, sul mio sito a questo link o anche su YouTube Peertube Odyssey. E prima di finire, voglio fare una veloce dimostrazione sì, del telefono che ho usato appunto in quei video. Ok, allora, questo è lo schermo del telefono, questo qua, che ho utilizzato appunto nel video. Quindi, adesso su questo telefono c'è Grafino S. Potete vedere che ho, come avevo fatto nel video ho installato diverse applicazioni, per esempio vediamo F-Droid che quindi è lo store, attualmente non sono connesso, fammi vedere. Ok, quindi aprendo F-Droid possiamo trovare diverse applicazioni, tantissime applicazioni, possiamo vedere le categorie, quindi automazione, connettività, giochi, messaging, ufficio eccetera, possiamo aggiornare le applicazioni tranquillamente da qui. Uh, poi abbiamo l'Aurora Store che appunto ci permette di connetterci al catalogo del Play Store, quindi possiamo vedere tutte le applicazioni che una persona normale vedrebbe e utilizzerebbe, possiamo installarle tranquillamente. Poi abbiamo, fra varie applicazioni libere, abbiamo per esempio Aegis che è per l'autenticazione a due fattori, ora non ho codici, però possiamo vederlo per esempio dal, da f droid delle screenshot, ecco, apparirebbe quindi in questa maniera abbiamo per esempio ImagePipe per cui possiamo eh, appunto rimuovere i metadati dalle immagini, possiamo anche eh, disegnarci sopra, metterci scritte, sfocare anche. Per esempio se abbiamo il volto di una persona che non vogliamo mostrare possiamo sfocarlo così. Poi abbiamo um, Davix 5 che essenzialmente serve per eh, sincronizzare da... Da, per esempio anche da Nextcloud il proprio, i propri contatti e il calendario poi K9 Mail che non ho impostato quindi non... dobbiamo vedere un'altra volta le screenshot Aspetta. quindi potete vedere qua l'interfaccia di K9 Mail molto semplice poi abbiamo le applicazioni Fossify per esempio per esempio, Fossify Musica, possiamo riprodurre, possiamo vedere tutti gli album in locale, gli artisti, le tracce. Abbiamo il calendario che appunto permette anche di integrarsi con Nextcloud. Abbiamo per esempio anche la galleria. Con, ora mi prende le copertine della musica, però qui per esempio la fotocamera. Abbiamo KDE Connect che però non si, non si vuole connettere al computer attualmente quindi non ve lo posso mostrare però comparirebbero dei pulsanti uh, per cui dice invia un file controlla il mouse e altre opzioni simili uh, poi local send per poter inviare quindi file uh, con i pro, tra i propri amici per cui uno può inviare da qui e qua comparirebbero i dispositivi poi breezy weather che è essenzialmente un'applicazione per il meteo, che, si, che ha diverse fonti che si possono personalizzare. Poi Tracker Control, che è quindi il firewall per bloccare tutti i tracker e i domini malevoli. Possiamo anche eh, proprio togliere l'accesso a Internet a specifiche applicazioni. Uh, poi Tubular, che serve a guardare video su YouTube senza accedere a Google. non prende molto bene qui. Ah, okay. Possiamo per esempio metterlo in picture in picture. Possiamo anche sentirlo in sottofondo, quindi per esempio se è un video musicale eh, questo quindi è molto utile, possiamo spegnere il telefono e continuare a sentire. Poi Open Camera, che è una fotocamera molto più avanzata di quella stock normale. Quindi possiamo cambiare risoluzione, timer, modalità raffica, griglia, bilanciamento del bianco, eccetera. Ehm, poi FF Updater, quello appunto per tenere i browser e altre applicazioni aggiornate. Quindi qualsiasi cosa che ha a che fare con la connettività o con la privacy, ehm, poi audire che è tipo Shazam, quindi serve a riconoscere le canzoni, c'è cioè la cronologia. Um, il Tor Browser appunto per connettersi alla rete Tor, chi lo usa su PC dovrebbe conoscerlo bene. E, essenzialmente, sono queste qua diverse applicazioni. Um, ce ne sono appunto molte altre di più che si trovano solo su F-Droid o sul Play Store direttamente. E credo di aver finito. Ci sono eventuali domande? Sì, che telefono nuovo. Eh, quello è un Google Pixel 6 che avevo preso, usato appunto per fare i video. Poi io ho un Pixel 9, quindi praticamente l'ultimo modello. È stato sì, sì, tutte e due. Con la mia. Che non dico qual è, però non ho riscontrato alcun problema. Solitamente quelli danno problemi con, eh, quando hai i permessi di root sbloccati. Eh, sì, solitamente i dispositivi più cattivi che non ti permettono di installare una custom ROM sono per esempio quelli Samsung o Huawei. I pixel invece sono cioè, ironicamente più facili da sgooglare. Marco, se ti fanno le domande ti perché casti... Ok, vabbè, ha, ha chiesto se ci sono disp dispositivi che non, uh, che non ti permettono di, di appunto cambiare sistema operativo. No, al uh, Google Pay no, non esistono alternative. Quello proprio no, è, una, è, una, è, una, è anche una cosa che non funziona per esempio su Grafino S, perché Google non vuole appunto che funzioni su Grafino S. <sussurra> E quelli dipende, se, se hai delle banche che magari utilizzano un'applicazione specifica a loro per i pagamenti contactless, lo puoi fare perché comunque beh, va tramite NFC. Quindi è solo Google Pay che non funziona. Nessun'altra domanda? Allora penso abbiamo finito. Grazie Gianmarco.